ci attendono 90 minuti di grande pathos, di grande adrenalina, una sfida che promette di non deludere le molte aspettative della vigilia, una vigilia anche movimentata con dichiarazioni importanti dei protagonisti. È una resa dei conti ormai vicina, ancora pochi istanti e poi si va qui su EA Sports con questo grande spettacolo, con questo grande match. Gara che si disputa sotto un bel sole, non potevamo chiedere di meglio, terreno in perfette condizioni, ci sono tutti i presupposti per una grande sfida. Con me come sempre c'è Lele Adani, rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi propone un match straordinario di Serie A. Sale la febbre sulle tribune, la vigilia è stata caratterizzata da molta attesa e ci auguriamo che lo spettacolo in campo sia all'altezza. Non vedo l'ora che inizi, ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. È una squadra che si affida al pressing asfissiante, vuole indurre all'errore gli avversari e anche oggi potrebbe funzionare, Lele? Sì, Pier, il pressing se portato con i tempi giusti può essere un'arma micidiale. Ti impedisci di ragionare, spesso forzi la giocata. Credo proprio che potrebbe essere una delle chiavi di questo match. Ecco l'11 di partenza messo in campo dal tecnico degli ospiti. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Calcio d'inizio per il Parma. Valeri. Holquist. Pallone respinto. Rafael Leão. Non era facile qui perché c'era un buon pressing su di lui. C'è grande curiosità per ciò che saprà dare Morata. E di diritto tra gli osservati speciali del match. Pier viene da una doppietta e tutti si aspettano il trigol da lui oggi. Hernani. Ciprien. Valeri. Tackle efficace qui. Attaccano a caccia di spazi. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. I tifosi vogliono che calci da lì. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Ecco Tomori. Calabria. Brutta gestione del pallone. Reinders. Ci propone sulla fascia Pulisic. Palla interessante per Morata. Palla spazzata via. Valeri. La formazione avversaria si riprende il pallone.
Benedizak. Non può sbagliare, ci arriva il portiere con riflesso, sarà calcio d'angolo. Occhio al corner, brutto l'intervento difensivo, altra possibilità, allontana la minaccia qui, intervento fondamentale, occhio all'intervento del direttore di gara. Christian Pulisic, Loftus Cheek. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Rafael Leão. Traversone in area. Tutto fermo, si alza la bandierina. Era un cross da sfruttare meglio, Pier. Peccato, nulla di fatto invece. La prossima volta deve fare più attenzione a inserirsi coi tempi giusti. Hernani. Perdono il pallone. Valeri. Hernani. Ottima lettura. Rafael Leão. Non un buon possesso qui. Cyprien. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. Errore e pallone riconsegnato. Suggerimento interessante. Innesca Loftus-Cheek. Christian Pulisic. 1-0. Arriva il primo gol dell'incontro. Un gol che sottolinea la cifra tecnica di questa squadra. Hanno fatto girare palla con una velocità e un'intensità tali da eludere qualsiasi intervento avversario. E poi hanno depositato la palla in rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. 11, Christian Pulisic. All questo. Hernani. Dribbling secco. Hanno a disposizione un tiro dalla bandierina, vedremo come lo sfrutteranno. Batte lungo. Altra possibilità dopo il rinvio. Occhio al tocco interessante. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio. Conclusione apprezzabile, ma solo nelle intenzioni. La svirgolata, palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. Rafa Leão recupera la palla e fa ripartire i suoi. All questa. Hanno perso palla. Attenzione alla possibilità. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Aveva solo il portiere da battere, non ha rischiato la giocata di fino, ha preferito optare per la soluzione di forza. Ha preso la mira e l'ha messa dentro.
match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. All questa. Benedizak. Hanno tentato di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito. Sono sotto di due gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. All questo. Prosegue nella sua avanzata. Benedizak. Tiro respinto. Reinders. Hanno arretrato il loro raggio d'azione, adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Ottima la copertura. Reinders. Ancora pochi minuti da giocare in questo primo tempo, fin qui controllato dagli ospiti. Stanno facendo letteralmente quello che vogliono. Il risultato è lo specchio di una prestazione fin qui quasi perfetta. Riescono a vincere puntualmente tutti i contrasti in ogni zona del campo. Sotto porta poi si stanno rivelando letali come poche altre volte. Valeri. All questo. Pallone che viene recuperato. Valeri. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. C'è il cambio nelle fila del Parma. Adrián Bernabé saluta e se ne va. Recupera la palla grazie a questo intervento da sottolineare l'eccellente lavoro in copertura. Si andrà avanti ancora per un minuto. Tomori. Si chiude qui dunque la prima frazione. Era uno degli osservati speciali, ma fin qui ha deluso, sei d'accordo? Per il momento non ho ancora trovato il guizzo giusto per impensierire. Secondo tempo che ha avuto inizio. Reinders. Calabria. Mette in mezzo, difesa non perfetta, non è finita. Rafael Leão, occhio a Leão che è solo, bravo al pallonetto, ha provato la grande giocata col pallonetto, ma nulla da fare. Palla che manca di poco la traversa, è stata sfortunata qui. Adrián Bernabé ruba palla con un grande intervento. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Ecco Pulisic, non concede nulla all'attaccante. All questa. Palla in out, sarà fallo laterale. All questa.
canestro pulito, sventa il tentativo avversario. Innesca Loftus-Cheek. La mette in area. Con una nuova possibilità dopo il rinvio. La gioca su Morata. Conclusione che non ha trovato lo specchio, qui ha angolato troppo. Nessun problema per il portiere, che si è limitato ad accompagnare la palla fuori con lo sguardo. Sostituzione per il Parma dunque. Possesso consegnato agli avversari. Leao. Adrián Bernabé. Holquist. Hernani. Keita. Mann. La squadra avversaria riconquista il pallone. Keita. Recupera bene qui il pallone. Teo Hernandez. Reinders cerca una traccia aerea. Teo Hernandez. Reinders. C'è spazio per andare. Holquist. Sfugge bene alla marcatura. Keita. Prova dalla distanza. Conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere, oppure i giochi potranno ritenersi chiusi. Leao. Accompagnano l'azione. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Alla palla buona. Intervento da manuale dei 16 metri. Possesso palla interrotto. Tocco per Morata. Buono il contrasto. Buona l'intuizione qui. Leao. Allora che sembra buono. La gioca su Morata. Loftus-Cheek. Ecco Leao, e c'è la rete, e vanno a più tre dagli avversari. Momento chiave del match. Ha segnato un gran gol, come possiamo rivedere da questo replay. Una conclusione a rientrare sulla quale il portiere ha dovuto arrendersi. Thank you.
hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Hernandez. Morata. Occhio a Chukwueze da lì. Respinta sicura del portiere. A metri davanti a sé, attenzione. Adrián Bernabé. Tackle decisivo. Pallone interessante. Si avventa sul pallone, attenzione da lì. Ci mette i pugni il portiere e allontana. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Possesso regalato. Manca poco al segnale di chiusura con gli ospiti che possono gestire un ampio vantaggio. Di fronte a una prestazione del genere ci si alza in piedi e si batte le mani, Pier. C'è stata una sola squadra in campo, il dominio totale. Il margine poteva essere ancora più ampio se avessero sfruttato le diverse occasioni avute. Nulla da dire. Okafor. Va via nell'uno contro uno. Cerca il secondo palo. Buono l'anticipo del difensore. Pallone in mezzo. Libera male, attenzione. Okafor. Ottimo qui il lavoro difensivo. Mann. Adrián Bernabé. Holquist. Punta la porta. Se ne va in velocità, attenzione. Chukwueze. Si giocherà per almeno altri 2 minuti. Gioco fermo, era chiaramente in offside. Hernani. Adrián Bernabé. Finale di gara con gli ospiti che si aggiudicano l'intera posta. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Un ottimo, ottimo Morata quello visto oggi. La sua si è rivelata una prestazione coi fiocchi, ineccepibile, su tutta la linea e giustamente coronata dal gol. Con un talento del genere in squadra, la vittoria, ragazzi, era auspicabile, se non prevedibile.